Alberto ci racconta. Riflettere su ciò che mi piace di me e su ciò che vorrei cambiare? Vorrei migliorare il mio modo di vivere. Mi piacerebbe avere la capacità di non tornare più a bere, cosa che ho fatto per circa 30 anni e adesso mi sembra quasi impossibile immaginarmi fuori senza la compagnia di una bottiglia. Migliorerei e cambierei totalmente questo aspetto, ma so già che per farlo devo migliorare anche la fiducia che nutro in me stesso. Io, purtroppo, mi sento incastrato dentro un tunnel, lasciato al buio in balia delle mie paure. Credo di aver bisogno di ripartire da me stesso, dalla consapevolezza che l'alcol in fondo non mi ha certo aiutato a superare i miei problemi fuori. Devo pure ammettere che ho tante resistenze e dovrei migliorare anche il modo in cui mi faccio proteggere dagli altri, perché fuori, nonostante mia madre e mia sorella si prendano cura di me e cerchino di migliorare la mia vita, poi finisce sempre che faccio con la mia testa. Purtroppo, se devo pensare alle cose che mi piacciono di me, non trovo quasi nulla. Mi sento come se fossi nato già in modo sbagliato. Posso dire però che nonostante la breve permanenza qui, mi piace il modo in cui sto rispondendo agli input che mi vengono offerti. Finalmente riesco a partecipare in maniera attiva ai gruppi, ad esporre il mio pensiero, i miei bisogni, le mie preoccupazioni. Mi piace il fatto che finalmente sto riacquistando pian piano fiducia nelle mie potenzialità e sto ritrovando la voglia di alzarmi dal letto. Per il momento faccio ancora tanta fatica a prendermi cura di me e spesso tendo a trascurarmi un pochino, ma ci sono gli operatori a ricordarmi ogni giorno che devo volermi bene e che devo farlo iniziando dalle piccole cose quotidiane.